Angelo De Nicola, giornalista e scrittore. I Papi e Celestino V è la sesta pubblicazione dedicata a Celestino V e alla perdonanza, però è un saggio molto particolare perché indaga anche il rapporto con altri papi, per arrivare poi a Papa Francesco, ospite speciale di questa edizione della perdonanza. Sì, tutti i papi che hanno incrociato il messaggio di Celestino e la perdonanza lanciata dal perdono del nostro Papa, dell'eremita Piero del Morrone. Da Bonifacio VIII, che decide di annullare la bolla e chiede agli aquilani di annullare, strappare, bruciare la bolla, e gli aquilani invece, tosti, non l'hanno voluto annullare e hanno continuato nella tenere questa manifestazione, a cui era agganciata una fiera, e con questo meccanismo l'Aquila, da quella fine del 1200, vola fino al 400 a diventare la seconda città del regno dopo Napoli. Lo straordinario messaggio di Celestino. Ecco, si arriva a Papa Francesco, questa diciamo è la novità principale, una visita che tanto era auspicata, quindi c'è anche un riferimento storico, e questo è il primo Papa che arriva all'Aquila ad aprire la Porta Santa, con uno stravolgimento tra virgolette poi di quella che era la tradizione aquilana, corteo e apertura. Esattamente, in 728 anni nessun Papa è mai passato sotto la Porta Santa, è mai venuto a riconoscere lo straordinario messaggio di pace di questo personaggio che è Celestino V, questo Gandhi del 200, questo Martin Luther King dei suoi tempi. Quindi è la prima volta che può cambiare, a mio giudizio, il PIL dell'Abruzzo, se verrà sfruttata questa grandissima occasione, con addirittura l'Angelus che verrà tenuto in mondovisione dal sagrato della nostra Basilica di Collemaggio. Può cambiare tutto nel nome di Celestino, nel nome di una perdonanza che, non ci dimentichiamo, è laica, perché quella bolla straordinaria, rivoluzionaria, è di proprietà di un municipio, è di proprietà del comune dell'Aquila. Questo è proprio intrigante e può passare come un messaggio veramente importante, in un messaggio di pace in un momento di guerra. È veramente un momento epocale. 728 anni abbiamo atteso che un Papa venisse a aprire la Porta Santa.